Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi». Con queste parole Gesù fa capire che non è questione di numero, non c'è il numero chiuso in paradiso, ma si tratta di attraversare fin d'ora il passaggio giusto, che questo passaggio giusto è per tutti, ma è stretto. Questo è il problema, nel senso che per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo, è una porta stretta, perché è esigente. L'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno, per amare Dio e il prossimo.